Io ti devo dire, mi sono divertito, cioè io sto vedendo un sacco di partite giovanili, ma come oggi mi sono divertito poche volte a vedere le due squadre. Davanti siete forti, dietro avete lasciato desiderare un paio di azioni, però devo dire voi e anche gli altri mi avete divertito, avete sicuramente un livello molto 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 alto, è la parola difficile, però interessante. Almeno 5-6 giocatori per squadra sono forti, ma forti molto. Dico, noi personalmente penso che oggi abbiamo fatto una partita dove purtroppo forse è la prima finale che fanno a quest'età e quindi molto sentita, il troppo sentita. La squadra che oggi è stata sicuramente al di sotto delle possibilità che hanno. Anche questo, però questo immagina che io mi sono divertito. Però questa è l'esperienza anche che serve loro. Io prima di iniziare la partita ho detto non capiterà tante volte di fare una finale, e purtroppo a 15-16 anni, dove hai iniziato i campionati da poco, perché prima erano senza arbitri, così indubbiamente è una delle prime volte, un'esperienza per tutti, e l'hanno subita in modo, per quello che hanno dimostrato oggi, negativo. Però serve, mister, io ti dico sinceramente da esterno, cioè a me di chi vince, di chi perde, questi torni non me ne frega niente. Io ho visto, vedo la mano degli allenatori e le capacità dei giocatori, e io ho visto due squadre che secondo me sono condotte più che bene, perché sono veramente dei giocatori forti. Io guardavo solo questo. Logico che da allenatore, da società, no, da giocatore, da genitore si tende alla vittoria, ma io penso che a questi livelli conti tirare fuori dei giocatori e dei ragazzi che capiscono cos'è il calcio. Io ti devo fare i complimenti per questo, perché grazie, cioè, per questo io ho visto questo io. Cioè, io penso che l'annata sia stata molto positiva. Abbiamo fatto il girone autunnale dove eravamo appena partiti, il girone invece questo primaverile l'abbiamo fatto bene, abbiamo fatto 9 vittorie in pareti, quindi abbiamo fatto bene bene. Oggi non era il vero Carignano, io riconosco, e oggi non era il vero Carignano. E comunque campo grande, anche bellissimo, quello che si vuole, però a volte si poteva giocare in campi più piccoli, dove è normale, cioè, poi però 300-400 persone che... Sì, anche i genitori che hanno portato le bandiere, le trombe, però è stata un'esperienza e sono contento che l'abbiano vissuta. Però ovviamente per chi vedeva la prima volta il Carignano, gli voglio dire che questo non è il Carignano. Il Carignano è una squadra che fa meglio di oggi, anche se onestamente l'importante è fargli un applauso per quello che ha fatto oggi e durante tutto l'anno. A noi è l'audacio. Complimenti. Grazie. Andiamo a festeggiare, sì, giusto? Sì, dai. No, bene, perché sta qua la mista, che c'è un casino della Madonna. Sì, grazie, che c'è. Con la birra, no, figa. Allora, mister, complimenti per la vittoria, anche se, come ho detto con il mister del Carignano, io non guardo molto la vittoria e il risultato, anche se so che voi e i genitori, i ragazzi della società sono diversi. E ho fatto i complimenti perché io ho visto nelle due squadre 7-8 giocatori che mi hanno davvero impressionato. Io credo che, sì, io ti dico che questi ragazzi li troveremo fra un paio d'anni in promozione eccellenza. Vedrai se mi sbaglio. No, beh, sicuramente la qualità ci deve essere un pochettino, visto insomma, una finale, quindi le squadre che arrivano in fondo di solito hanno delle qualità, ecco. Sicuramente tutte e due le squadre hanno dei giocatori importanti, vanno tutti cresciuti e insomma tarati un pochettino tra tecnica e intuizione. Mi dici il nome del tuo 9? Il mio 9? Perché? Perché il tuo 9 mi ricorda un mio pupillo che è del Porto, e allora volevo che rimanesse scritto qua che secondo me sbaglierà poco quel ragazzo lì. Beh, come si chiama? Dai. Antonio Fabozzi. Ah, ok. Lo dico, basta che non me lo vanno a rubare. Beh, ma dai, tanto non è che te lo rubano perché lo diciamo qua, No, no. Tanto li conoscono tutti, no, già. Sì, tutti sono liberi. No, davvero, complimenti, perché obiettivamente davvero ho visto delle cose, delle bellissime cose tecniche da parte dei ragazzi, certo. E credo che questo, a parte il fatto che ci abbia pensato la natura, credo che ci debba pensare anche il mister. Voi tutti e due, io vi faccio i complimenti, rinnovo i complimenti, perché davvero
mi sono divertito molto. Grazie. No, no, poi io non lo amo, è calcio giovanile. Oggi mi sono divertito. No, vabbè, bisogna amare il calcio, insomma, ai primi passi per amare il calcio. No, lo so, ho capito, sono due cose completamente diverse. Però ecco, il Carignano sicuramente è un'ottima squadra, ci ha messo molto in difficoltà ed è giusto così, loro hanno una difesa fortissima a mio avviso. E sulle fasce alte sono molto veloci, siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto. Sì, è stata partita 5 minuti da una parte, 5 minuti dall'altra, sì, 5 minuti, cioè, non una giusta finale. Forse tanto il campo tanto lungo ha inciso molto, perché grosso, sì, sì, grande. Poi, appunto, calcio giovanile, dove siamo abituati a diverse misure di cambio, una volta che ti trovi più, diciamo, regolare, diventa un po' difficile, però insomma, ok, mister, rinnovo i miei complimenti, okay, e così, al prossimo anno, guardiamo se ci sei ancora. Vediamo se ci arriviamo. Grazie, ciao, in bocca al lupo. Grazie. Ma poi toccare, passi con tutti.